Basta, giusto, sono nucleare, così. Ehi! Benvenuti nel porto nucleare di Porto Verde. Prima via terra, adesso via mare. Sapete cosa transita in questo porto? Roba nucleare. Pensa che c'è la terra. Non è la prima volta, dicevo, via terra, ci hanno portato anche di camion. Si controlla da solo, fa il controllore di se stesso, va bene? Perché non mettono il portale radiometrico qui al porto? Cosa stiamo aspettando? Signori sardi, è ora di svegliarci qua. La nostra terra, definita la perla del Mediterraneo, oggi sta diventando la pattumiera dell'Europa. La tubiera radioattiva! Radioattiva! È vergognoso! Ma Ivan! Se continuiamo così, fra un po' nasceranno agnelli con due teste! È vergognoso! E se noi sardi non ci togliamo la benda dagli occhi come la bandiera, vi assicuro, se continuiamo così la finiremo male veramente! Ormai che prima o poi la Sardegna passerà in mano a degli sciacalli e noi continuiamo a nasconderci perché non abbiamo il coraggio di reagire. Siamo ormai evoluti, i sardi stanno maturando di testa ma troppo lentamente. È vergognoso, fra un po' portiamo l'acqua sulla luna e pianteremo carciofi nella luna. E oggi guardate cosa sta accadendo nella nostra terra, quindi vi invito a essere uniti, incazzati e facciamoci rispettare, perché qua arriva di tutto, radioattività, agnelli dalla Romania, ma dove stiamo arrivando? È possibile che non ci rendiamo conto che la nostra terra è corteggiata da tutti e noi ce la facciamo strappare per qualsiasi cazzata? Comunque, cari signori, uniti e forza Maris, grazie! Ciao! Come un porto radioattivo, non toccano che i signori turisti, questo porto di vostro amico... Ciao di là, alla terra della Porto Verde! È un porto che potrebbe essere radioattivo, cosa fanno le autorità? Quanto vale la vita umana qua nel Turci? Signora, posso fare una domanda? Siete innamorati della nostra terra? Aiutateci a difenderla allora, grazie! Non abbiate paura di perdere il lavoro, esistono altri modelli di sviluppo, Olbia è un esempio di questo. Abbiamo la possibilità di vivere col turismo, con l'archeologia, con l'agronomia. Abbiamo tante possibilità, i nostri figli non hanno futuro con queste scorie radioattive che vengono sparate nell'aria. Bisogna ribellarsi a questo sistema. Una nave dalla Grecia è venuta di recente in questo porto ed è andata via disturbata col suo carico di veleni e nessuno, tranne qualche esponente del territorio, ha detto qualcosa. Dov'è la procura?
Ma Torino, sono Ma tu chi sei, scusami? Dei movimenti artigiani liberi. E a Cavaforte ci sono lo stesso.